miei amici di YouTube, un'esclusiva, si Vilubamba appena scesa dal treno. E io potevo mancare, signori, di fronte a Silvio Bamba che mi scende dal treno, si blocca la stazione. Piccola anticipazione, ti avrò ospite domenica sera alle ore 19 su www.raiar.net. Dalle 19 alle 20, mi raccomando, sintonizzatevi tutti quanti, non mancate, mi rendo conto che è domenica, speriamo che piova, così sono tutti a casa a seguirci, ad ascoltarci. Sulla web radio. Sulla web radio, e chiunque può intervenire durante la trasmissione. Assolutamente. Senti, parleremo di politica, di attualità, di musica, di sesso. La trasmissione è condotta anche da me, ma anche da Tommaso De Angelis, un giornalista che poi io ti presenterò. Sì. E Silvi, c'è un'anticipazione, un tuo progetto futuro, spettacolo? Televisione, cinema? Oddio, di progetti ce ne sono tanti, le porte sono ancora semiaperte, vorrei che si spalancassero del tutto. Non posso anticipare nulla perché finché non firmo nero su bianco non porta molto bene. Esatto. Però già da domenica spero di poter fare un annuncio, quindi mi raccomando, sintonizzatevi. Ore 19, raiar.net. Raiar.net, io sono raiar.net, esatto. Mi raccomando. Io sono le remoscia, lei no, c'ha le... mi fa il primo piano, il primo piano sto non lo vuoi non lo voglio, no, ho dovuto tenere questa per non riprendere le mie, ho i capelli un po' non so come, c'è la valigia da recuperare, sennò c'è la porto... valigia da recuperare, se no mi portano via, e al Quirinale andremo per gridare quanto napoletano e quanto noi amiamo il nostro paese. Sì, infatti, ecco, questa è l'unica anticipazione che posso fare, perché è sicura al 90%, io e Gabriele Paolini nelle prossime ore o nei prossimi giorni, insomma è questione di pochissime ore, massimo 24 ore, andremo davanti al Quirinale con la bandiera italiana a gridare che noi siamo fieri e orgogliosi di essere italiani e che amiamo il nostro paese, e che il presidente napoletano di tutto il sistema politico è l'unico signore con i cosiddetti Zebedei, grandissima, un bacio conclusivo e andiamo a prendere la valigia.